Amici di Moto.it, ciao a tutti da Piacenza, dalla sede della Pizza 1+, che è sponsor di un pilota molto importante, uno dei più forti alla Dakar anche quest'anno. Stiamo parlando di, eccolo qua, Jacopo Cerutti. Jacopo ha presentato oggi la sua moto e la nuova sponsorizzazione con questa società molto importante di Piacenza. Ma Jacopo, raccontaci quali sono le tue ambizioni per questa terza Dakar che andrai a correre. Ciao a tutti, grazie. Sì, correrò il terzo anno consecutivo la Dakar, un anno fortunato, uno meno, speriamo questo sia ancora un bel anno fortunato, sempre con Husqvarna. È dura parlare di effettivi obiettivi, cioè il mio obiettivo chiaramente è finirla e mi piacerebbe rientrare nella top 20, anche perché con un team privato e quindi contro gli ufficiali che hanno differenti modi di allenamento, hanno insomma moto ufficiali, possibilità di dormire in camper, è sempre difficile combattere, però io ce la metto tutta, sono convinto, so che posso fare bene, spero di navigare bene e di essere in forma. Anche perché lo ricordiamo, Jacopo 2 anni fa ha fatto un esordio pazzesco, è stato 12° assoluto alla sua prima Dakar. Jacopo, ma come caspita hai fatto e ti aspettavi un risultato così strepitoso? Perché non credo che ci siano stati altri debuttanti così forti alla Dakar, sicuramente non italiani. Sì, qualche debuttante forte c'è stato anche quell'anno, adesso stanno arrivando tanti giovani che vanno, però comunque ho fatto un ottimo risultato che non mi aspettavo, e anche se poi dopo insomma con questi 2 anni di esperienza, anche vedendo le altre gare che ho fatto, ho capito che non è stato un caso, anche perché è difficile parlare di caso quando si fa un buon risultato del genere, perché un caso si può fare su una speciale magari, ma su 15 giorni di gara è difficile, quindi da lì ho capito che non era stata tutta fortuna, ma che io del mio ce lo mettevo e che posso fare bene, e quindi questo mi fa ben sperare per il futuro. La Dakar è una cosa a sé, è difficile, si sa che è imprevedibile, però stando alle basi di quello che ho fatto e di quello che so che posso fare, sono convinto di poter fare qualcosa di buono. Jacopo, qual è il trucco per esordire così bene la Dakar? Perché abbiamo visto tanti piloti anche forti dell'enduro arrivare alla Dakar, ma non tutti hanno ottenuto i tuoi risultati, soprattutto al desordio. Qual è stato? Allenamento, tecnica, testa? Raccontacelo tu. Sicuramente la testa ha fatto tantissimo, nel senso che io il primo anno ero convintissimo di volerla finire, ero supportato al 100% da Husqvarna, quindi mi sentivo davvero coccolato, nel senso di sostenuto come moto, come ricambi, assistenza e tutto, quindi ero tranquillo. E poi la voglia di arrivare, la fame di arrivare, quella fa tantissimo. Se si va alla Dakar senza una vera voglia di farcela, è dura arrivare in fondo, è dura fare un risultato. Invece bisogna avere voglia di fare, voglia di vincere, di arrivare dal mattino alle 4 fino alla sera quando si va a letto, quindi è dura. Adesso 2 domande per i nostri lettori più giovani che ci seguono su YouTube. Un ragazzino che adesso usa il cinquantino, si diverte con la moto da enduro piccolina, ma che sogna la Dakar come te a 27 anni, cosa deve fare? Che gare iniziare? Qual è l'iter per diventare un campione che corre la Dakar? Sicuramente il primo passo è fare il Motorelli, che è il nostro campionato di rally italiano, e c'è anche la categoria 50, quindi si può partire da lì, e poi man mano quando si fanno 18 anni provare qualche rally internazionale, magari in Sardegna o qualche gara in Grecia, per poi spostarsi in Africa, che è la base, il Marocco per chi vuole iniziare gare tipo la Dakar, e poi pian piano ci vuole passione, ci vuole tanto sacrificio, ma ce la può fare chiunque secondo me. Seconda domanda, sempre per i più giovani di YouTube su moto.it, è di farci vedere la tua moto e spiegare proprio in pochissime parole, come hai fatto prima, in cosa cambia rispetto a una moto da enduro classica a livello di autonomia, proprio di equipaggiamento. Un Husqvarna 450, come dicevo, e le maggiori differenze tra una moto da rally e una moto da enduro sono i serbatoi, perché abbiamo 33 litri di benzina. Il motore, che è più potente, che quindi ha più cavalli, ha più di 60 cavalli, ma al tempo stesso, potendo essere un po' più pesante perché il peso non è così importante, è anche più affidabile, quindi alle alte temperature reagisce meglio, la frizione dura di più. Poi abbiamo un cupolino aerodinamico che tiene coperta la strumentazione, quindi tutta la strumentazione per navigare, che ovviamente sulla moto da enduro non c'è.
E poi niente, scarico basso aperto, che fa un casino pazzesco perché noi non abbiamo limiti di fonometrica. E infatti faccio vedere un dettaglio: qua tengo i tappiti per le orecchie, che sono fondamentali se non si vuole uscire pazzi. E niente, sospensioni dedicate, VP con valve davanti e Trax al posteriore, gomme Michelin Desert, e questo è quanto. Cavalli, velocità massima? Cavalli più di 60, penso sui 62, velocità massima 170 qualcosina, dipende da quando, da com'è l'aria, da come, se siamo in altitudine o no, e da magari anche un po' dall'umore della moto, perché a volte fa una velocità, altre volte un'altra. 170 in fuoristrada è pazzesco. Grazie Jacopo, in bocca al lupo per la Dakar. Moto.it ti seguirà ogni giorno come sempre. Crepi, grazie a tutti voi, seguitemi sui canali social.